Non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Me ne ha fatto uscire l'incazzo. Sono diventato un agnellino, sono diventato, capito? C'ho il cervello che sto pensando a lui, spezzargli, come spezzargli le ossa, in che maniera piegargliele. Falla nudo muscolo, la palla in terra. Cosa ti puoi fare una persona del genere? Io non lo tocco neanche proprio. Non, neanche con un bastone. A questo pedofilo di merda, re Massimo. Se è furto di account non lo so, se è furto di cosa non lo so, comunque c'è la sua faccia e io penso che se uno lo conosce, o mica c'è la tua faccia su Facebook che scrivono storie di bambini, cazzo, la mia, io vado dalla polizia e dico che non sono io, invece non è successo niente di ciò, chi lo ha di muria, ha di gribà, mamma mia, se un Dio esiste che non esiste. Deve scendergli un fulmine, adesso in questo momento, fulminarlo proprio, io, ma cazzo lavora questo? Questo è nipoti minimo, questo è cugini minimo, piccolini, figurati se glielo lasciano, te lo tengo io, attenzione signore, perché andate a cercare questa foto di Re Massimo, il pedofilo, che magari è vostro nipote, che magari gli avete lasciato vostro figlio stamattina, e chiedetevi perché c'ha quella faccia ogni volta che torna da casa sua. Questo sia genitori, guarda, io non lo so. Mia madre mi aveva ammazzato, ma via, avendo una cosa del genere. Re Massimo, fene che te lo fosse vedere un pedofilo. Guarda, non mi vanto io. Te lo faccio dire da altra gente, eh? Se vieni qua ti faccio vedere una cosa bella. Se indovini cosa c'ho in mano adesso te ne do un pezzettino, te ne do. Solo un pezzo. A che si traduce goduta? Le montagne russe! Mi dici se fa dei vertigini, fammi scendere! Non per vantarmi. Ma si tacciapo, bogo bogo, biscendi, con i bantaloni abbasciati. Mi ragava fuori. Ti zirei un trovosì, proprio a secco. Voglio vedere cosa mi dici. Voglio vedere. I giganti sono arrivati. No, so che arrivi Dio. E da qui arrivano i giaffi, arrivano un bei giaffi. Pezzo di merda, lurido bastardo. Bastardo infame. Oh, infame miserabile. Cristian Pinna mi chiamo io, a Sassari abito, a Carbonazzi. Eh? Se ti vuoi togliere uno sfizio fai karate e judo, chissà che ti piace, verrà si cammi, che ti so che si intendi. Vieni, pedofilo dei miei coglioni, vieni. Te la faccio vedere io cosa vuol dire essere pedofilo. Mostri in terra, vuol dire. Eh? Oh, e Dio te ne scampi e liberi, guarda. Non vedi niente del signarendi, eh. Vedi se capita quello che ti conosce, che ti ha visto. Oh, che bello, guarda, che bello. Se mi dice, Cri, l'ho trovato, l'abbiamo cotto in zinco, l'abbiamo scavato i denti, ma oh, mi ha solo minestrina. Io sono pure più contento di Romondo. Anzi, se lo gambe zitti forse è meglio ancora. Perché questa gente non ha proprio il diritto, non ha il diritto di vivere. Ammazzano i cani, che una cosa del genere non la farebbero mai. E lasciano vivo un essere del genere. Un essere, si può dire essere, perché non lo posso avvicinare a nessun'altra cosa viva, guarda. Non posso dire né animale, perché sarebbe un'offesa grossissima per gli animali. Questo è un... neanche gli esseri, lo dicevamo per gli extraterrestri, questa è una cosa. Una cosa, ecco. Questa è una cosa, è una cosa di meglio. Guarda, io più che fare il video e dirgli Re Massimo, sei un pedofilo di merda, proprio te lo dico in faccia, sei un pedofilo di merda, eh? Più che di questo non posso fare, ti ho segnalato, ti ho bloccato, adesso le forze dell'ordine, che sono così brave che mi fermano a me, no? Fermate questo ragazzo, se avete l'indirizzo IP avete tutto, non vi manca niente, se avete l'indirizzo ID non vi manca niente, tutte e due ce li avete, no? Facebook. Dove sei quando mi blocchi le richieste d'amicizia a me, eh? Dove sei quando mi avete messo la pubblicità in mezzo al profilo, che prima era al fianco e adesso ce l'ho in mezzo ai coglioni, eh? Facebook. Dove sei quando ho mandato la fotografia di mio nipotino e mia madre e me l'hai bloccata perché c'era la privacy Facebook, eh? Dove sei adesso Facebook? E di cazzo sei Facebook? Ma vai vai, caga vai. Non è che siete pedofili buruboino, eh? Mi è scomparso tutto il 2012 a me, non ho capito perché. Beh. Dice che sui miei primi video c'è solo il video e la canzone, la musica sopra, non sentono più le parole. Come mai? Oscurate a me, non oscurate il pedofilo, Re Massimo.
Cos'è il vostro fratello? Vostro cugino? Vostro parente? E dica che Guglioni non è mio fratello quello che l'ha arrestato. In famiglia mia non ha mai scippato nessuno. Mai. Mai. E non ti permetterei più. E perché ti assomiglia? Non ti permetterei mai più. Mai più. Perché ci conosciamo così, non ci conosciamo di persona. Mai più, E se mi trovi, vieni presente, mi sono io quello che ti ha scritto quello che. Ah, tu sì! Bello Guglione. Bello Guglione. Voglio vedere cosa cazzo succede, se domani lo trovo ancora questo cazzo di. Non perché io voglio, perché deve essere così, cazzo. Deve essere così. A dopo per la storia dei cinesi.